tutti, io sono Monica e questo è un video dimostrativo sul cambio delle corde. È diretto a principianti, genitori di piccoli violoncellisti in erba e naturalmente a tutti coloro che amano il violoncello e desiderano conoscerlo un po' meglio. Desidero specificare che questo è il mio modo di accordare, non è il modo giusto in assoluto. È ciò che ho maturato in anni di studio e di pratica. Quando andiamo a cambiare le corde ovviamente si cambiano quando si rompono, e qui non ci piove, oppure quando si usurano. L'usura può essere visibile, cioè quando la corda si va a consumare e cambia stato, qui ad esempio vedo che c'è un piccolo cambio di colore, oppure quando, sempre per esempio, le note, le posizioni non corrispondono più alle note reali, così come suoni armonici, sentite questo bel suono pulito, deve corrispondere se schiacciato alla nota sottostante. Le corde del violoncello sono 4, come vedete, si indicano con i numeri romani e vanno dalla più fina alla più spessa, sono La, Re, Sol e Do. Oggi andremo a cambiare il Re perché è la corda che utilizzo di più, non statisticamente nei brani, ma per gli esercizi, perché è la corda su cui più facilmente si scarica il peso del braccio. Tre cose molto importanti da tenere presenti durante il cambio delle corde. La prima, il ponticello. Non deve mai spostarsi dalla sua sede, né deve curvarsi, né all'indietro né in avanti. Questo perché alla lunga porterebbe a spezzarlo e soprattutto perché il suono non passa bene, non vibrando nella giusta maniera, il violoncello non ottiene il suono ottimale. Secondo punto, i punti di attrito delle corde vanno lubrificati, poi vedremo come. I punti di attrito sono sul ponte e sul capotasto, che è questa barretta di legno che vedete qua sopra, questo tassello. Terzo punto, non di minore importanza, è che quando possibile bisogna lasciare alla corda il tempo di assestarsi, quindi quando andiamo oggi ad accordare il Re, io non lo porterò immediatamente alla nota Re, ma lo accorderò per esempio ad un Si, perché deve avere il tempo di assestarsi e adattarsi alla nuova tensione. Eccoci qua, cominciamo con l'atto pratico del cambio della corda. Dunque, la prima cosa che vado a fare, questo è molto importante, vado a svitare questo chiodino che si chiama tiracantino, questi sono i tiracantini. Questi servono poi per fare l'accordatura di fino. Non lo svito completamente, lascio un po' di margine. Questo perché quando le corde si allentano, si scordano appunto, come ho detto, si allentano, quindi è più facile che poi dobbiamo tirare piuttosto che svitare. Poi cerco il tirolo corrispondente, in questo caso è questo in alto, e lo svito molto semplicemente. Tiro la corda. Certo, ho scelto proprio la più antipatica da sostituire. Che facciamo? Questa la conserviamo, non la gettiamo perché per emergenza potrebbe sempre servire. Benissimo, poi parlavo di lubrificare i punti di attrito. Serve un mezzo potente o costoso? No, è sufficiente una matita. Quindi i punti di attrito, abbiamo detto, sono sul ponte e sul capotasto. Andiamo a lasciare una bella dose di grafite. Ci coloriamo in mezzo, praticamente. Ok, fatto. Adesso sono bastati 10 secondi. Scarto insieme a voi questa, che è la Ferrari
delle corde per violoncello, è una Lars Magnacor, mi è stata consigliata da una mia cara collega Elena, che saluto. C'è un sigillo, ma anche un'apertura semplificata. Apro così. È bellissima anche la confezione. Io adoro la cera lacca. È posta, vedete, in una bustina sigillata. Ecco qua. I colori indicano la marca e il tipo di corda. Questa, per esempio, è una Larsen Magnacor, come dicevo, di tensione media. Avrà un colore diverso rispetto alla tensione forte. Che faccio? Infilo questa pallina qui nella sede del tiracantini e la posiziono. Poi andiamo nella cassetta, che è la parte superiore in cui sono i piroli, qui, e vado a inserire la cima della corda nel pirolo. Attenzione, la cima, non lasciamo sporgere molta porzione di corda, perché altrimenti rischiamo che poi vada a vibrare e potrebbe essere fastidiosa per l'ascolto, ai fini dell'ascolto. Ecco, io nel frattempo mi sono aiutata con delle pinze da bricolage ad estrarre il filo dal foro e con l'aiuto del pollice arrotolo la corda all'interno della cassetta. Ecco, è molto importante fare pressione contemporaneamente, perché molto spesso, specie quando i violoncelli sono di bassa qualità, succede che fuggano, che scappino dalla loro sede. Ecco. Dunque, come sentite, la corda non è dell'altezza giusta, non è re, dovrebbe essere la re. Ed è un do, più o meno, sì, come quanto preventivato. Dunque, la vostra corda è stata sostituita. Se ci sono delle domande, sarò felice di rispondervi tramite i commenti qua sotto. Ci vediamo nel prossimo video, in cui vi spiegherò come si accorda il violoncello. Arrivederci.